Il Penne fa suo il derby con l'Avezzano e si conferma nelle zone alte della classifica. Continua invece la crisi dei marsicani alla quinta sconfitta consecutiva e sempre più contestati dai propri sostenitori. Penne ed Avezzano si ritrovano di fronte in Serie D dopo 15 anni ed allora furono i biancoverdi ad avere la meglio in una stagione che li vide poi vincere il campionato. Altri tempi e sotto alconisti ed adesso a sorridere sono i biancorossi di Camplone che convincono sotto il profilo del gioco espresso e della determinazione a conquistare la vittoria. La storia della partita si delinea già al quarto d'ora quando sulla conclusione ravvicinata di Contini Cosenza è battuto e sulla linea Pessia respinge con le mani. Il direttore di gara Cisaria di Trento fa proseguire inizialmente, ma richiamato da un suo assistente torna sulla sua decisione e concede il calcio di rigore al Penne. La terna arbitrale sbaglia però nell'individuare l'autore dell'irregolarità e il cartellino rosso viene sventolato all'indirizzo di Ianni. Protestano a lungo i biancoverdi, poi sul dischetto si porta Landero che spedisce però il pallone sulla traversa e vanifica l'ottima opportunità per il Penne di portarsi in vantaggio. L'Avezzano già in difficoltà fatica, indice a rendersi pericoloso, così sono i padroni di casa a sfiorare più volte la marcatura. Alla mezz'ora ci prova cauda alla distanza e qualche minuto dopo è Francia ad avere la palla del vantaggio. Al 35esimo è Panico a colpire a botta sicura ma un superlativo Cosenza gli nega la rete. La retroguardia Vestina gioco facile nel controllare Nicoletti e Ragone, gli unici marsicani ad operare nella tre quarti avanzata, mentre sul fronte opposto il numero uno marsicano deve fare gli straordinari per evitare di capitolare prima del riposo. Nella ripresa il tema non cambia ed il Penne riparte collezionando subito un'altra occasione con Panico che a porta vuota manda sul fondo. Il risultato si sblocca al decimo quando Landero imposta centralmente per Contini che prende la mira in fila, giro l'angolo alla sinistra di Cosenza. Penne in vantaggio e Contini che può festeggiare il suo quinto sigillo stagionale. Gli uomini di Camplone controllano agevolmente il gioco, non concedono nulla ai marsicani e colpiscono ancora al 24esimo in contropiede con il neoacquisto russo che dal limite lascia partire una potente conclusione che non lascia scampo al giovane portiere avezzanese. 2-0 e vittoria praticamente archiviata per i Vestini che non hanno mai cali di concentrazione e concedono all'Avezzano solo una conclusione con il neoentrato Drago che non crea problemi a Cianci. Lo stesso attaccante biancoverde guadagna poi il secondo cartellino giallo nel giro di 10 minuti per simulazione e lascia anche lui anzitempo il terreno di gioco. Gara definitivamente chiusa che lascia però ancora spazio al rientrante Parmigiani di arrotondare il successo in pieno recupero e festeggiare nel migliore dei modi il ritorno in campo dopo un lungo periodo di inattività per infortunio. Un primo tempo abbastanza equilibrato, anche perché sapevamo che sicuramente non venivano a fare la partita, visto che venivano da 4 sconfitte consecutive. Quindi avevamo messo tutti, avevamo impostato sulla velocità e ci siamo riusciti. Il loro portiere ha fatto 3-4 parate importanti e poi penso che sull'espulsione penso che non ci sia niente da dire. Fallo di mano sulla linea di porta, è ultimo uomo, chiara occasione da gol, c'è l'espulsione. Poi logicamente con l'uomo in più abbiamo sofferto ugualmente, poi siamo riusciti a sbloccare il risultato e poi lì dopo l'Avezzano si è un pochino disunita e ne abbiamo approfittato. Ci troviamo di nuovo a parlare di una sconfitta purtroppo, io credo che quello che abbiamo visto tutti quanti. Io dalla panchina non ho visto sinceramente se il fallo di mano c'era o meno, da quello che mi stavo detto era rigore, però l'arbitro non aveva fischiato in quell'occasione, il guardamino ha fermato il gioco dicendo appunto che era calcio di rigore e facendo anche spellere un giocatore che in realtà non c'entrava niente con l'azione, era tutt'altra parte, quindi a questo punto mi sorge il dubbio che anche il guardiano abbia visto effettivamente l'azione da rigore. Poi da lì in 10 uomini comunque abbiamo dovuto un po' rivedere le cose. I tifosi logicamente ogni anno, io sono ormai 5 stagioni che sono qua, c'è sempre qualche difficoltà e contestano spesso. Io quello che posso dire è di essere fiduciosi come lo siamo noi nello spogliatoio. Noi ogni domenica cerchiamo di dare il massimo, purtroppo i risultati adesso non ci stanno venendo a favore. Da capitano o da vice capitano mi sento di dire di stare stretti a questa squadra perché ne abbiamo bisogno tutti quanti.